Gentili telespettatori, buonasera, siete collegati in diretta con lo stadio San Paolo di Napoli per l'incontro di andata della semifinale della Coppa UEFA fra il Napoli e il Bayern di Monaco. Stadio in fremente attesa dell'ingresso in campo dei giocatori, sono appena state annunciate le formazioni che confermano la presenza di Maradona. Ecco che entrano le squadre in campo. Con Maradona dunque presente, il Napoli si schiera con Giuliani, Ferrara, Francini, Corradini, Alemão, Reni, Cafusi, De Napoli, Careca, Maradona e Carnevale. Il Bayern giocherà con Aumann, Nachweit, Flicht, Jonsen, Augenthaler, Reuter, Kegel, Dörfner, Wolfart, Ton e Ekström. Mentre l'acciaccato Wegman non va neanche in panchina. E nella panchina del Bayern ci sono segnalati soltanto 4 presenze e non 5. Prima di iniziare la telecronaca, mentre il regista Tomassetti ci sta riproponendo il cammino delle squadre per arrivare a queste semifinali, vi confermo anche la telecronaca diretta nella zona di Napoli. Il Napoli ha effettuato un comunicato stampa pochi minuti fa in cui si afferma che il Napoli, indipendentemente dal fatto che non si è raggiunto il tutto esaurito e pur nella convinzione che lo spettacolo calcistico va vissuto allo stadio, ha deciso in linea eccezionale di autorizzare la diretta TV anche per la zona di Napoli per festeggiare il più prestigioso piazzamento UEFA della storia della società, auspicando che esso possa essere in questo confronto ulteriormente migliorato. Vediamo con Augenthaler, capitano del Bayern, un sorridente Maradona che è in condizioni fisiche precarie. Maradona si è infortunato proprio in occasione della partita di ritorno dei quarti di finale, nella partita vinta dal Napoli sulla Juventus per 3-0, che ribaltò lo 0-2 di Torino. Ma in quell'occasione Maradona si infortunò, ebbe un risentimento muscolare che lo ha costretto a un prolungato riposo e a un uso della terapia per cercare di recuperare una condizione fisica che gli consentisse di essere presente. Maradona è presente e il Napoli in questo momento ha bisogno non soltanto dell'apporto tecnico ma anche dell'apporto, diciamo così, morale e psicologico, della spinta che può dare un giocatore come Maradona. Grande attesa per questa partita non soltanto a Napoli, che come vi ho già detto seguirà in diretta la partita, oltre tutti gli spettatori che sono presenti qui al San Paolo, ma grande attesa anche in tutto il mondo. La partita viene seguita via satellite negli Stati Uniti, il consueto pubblico del calcio italiano del Nord America oggi segue questa partita in diretta, ma viene seguita la partita anche altrove. C'è il club azzurro in Spagna che si è attrezzato con antenne paraboliche per poter seguire contemporaneamente quasi Napoli e Milan, e così c'è una grandissima attesa in gran parte del mondo per seguire in diretta o in sintesi registrata la partita che è appena cominciata, con il Napoli che gioca alla sinistra dei vostri schermi in maglia azzurra. La partita è diretta dall'arbitro francese Michel Vautreau, 44enne, uno degli arbitri più popolari nel mondo. Il Bayern ha eliminato l'Inter, quindi se non ci fosse stato quell'infortunio di San Siro avremmo avuto consecutivamente 2 derby italiani. Dopo Napoli-Juventus ci sarebbe stato appunto Napoli-Inter. Ecco in azione Maradona. L'apertura verso Alemão che cambia il gioco per l'affondo di Francini. Va lungo la fascia sinistra Francini, prosegue verso Careca che cerca di servire al centro dove si era spostato Carnevale, ed in supporto di Carnevale era andato anche De Napoli. De Napoli che era rimasto assente nell'ultima partita. L'azione di Careca ha portato al Napoli il primo calcio d'angolo della partita, già battuto il cross al centro verso Carnevale che salta, tocca all'indietro per i compagni venuti a supporto dell'azione, azione che poi viene controllata
nella metà campo napoletana da Alemão, rimasto in copertura con Renica che si era spinto in avanti. De Napoli, fermato De Napoli, ma subito il Napoli torna in possesso della palla per merito di Fusi. Ecco ancora la triangolazione che cerca di liberare Fusi lungo l'auto destro. Intervento del guardaline che collabora con Vautreau, che assegna la ripresa del gioco in favore del Napoli con un calcio di punizione. Vediamo Nando De Napoli mentre si allontana Fusi. In area Maradona, Careca, Carnevale ad attendere lo spiovente del calcio di punizione di Nando De Napoli. Ecco lo spiovente, il colpo di testa e la palla che finisce sopra la traversa sul colpo di testa tentato da Francini, che ora sta ritornando in difesa dopo aver tentato. Ecco che rivediamo la conclusione con la palla finita sulla traversa. Ancora il Napoli insiste, bell'avvio della squadra partenopea in questi minuti iniziali. È sbagliato il passaggio di Careca verso la zona dove c'era De Napoli, ma si era allontanato. Augenthaler, il gigantesco difensore centrale, autore anche di 3 gol con cui il Bayern ha suggellato il cammino per arrivare alle semifinali. Dörfner, Augenthaler ancora, Flick, Nachwey, poi c'è un lancio lunghissimo verso Wolfart. Nel Bayern, come dicevo, c'è l'assenza di Wegman, che aveva segnato 5 gol, come del resto Ton, il numero 10, il regista, talvolta paragonato anche a Maradona. Jonsen, il difensore norvegese, vanno di moda i difensori centrali norvegesi nel campionato tedesco, c'è Bratzeth nel Werder Brema e c'è questo interessante Jonsen, autore anche del gol della qualificazione del Bayern nell'ultima partita contro il Hearts of Midlothian, la squadra scozzese che aveva vinto all'andata per 1-0. Nel ritorno a Monaco di Baviera il Bayern ha vinto per 2-0 con 2 gol dei difensori, Augenthaler e appunto Jonsen. Fermata una iniziativa tentata da Wolfart. Mentre Vautreau è andato a rimproverare Fusi, Augenthaler, pericoloso quando riesce a trovare spazio per il tiro da lontano. Maradona di testa. Ton ancora per Augenthaler, che come vedete staziona in avanti, posizione centrale ma in avanti. Un rimpallo difensivo favorisce il rinvio della difesa del Napoli. Jonsen, un buon pallone, filtra verso Johnny Ekström, per 2 stagioni nel campionato italiano, importato in Italia dall'Empoli. Nazionale svedese, passato dopo il campionato italiano nel campionato della Bundesliga. Oggi in pratica il ruolo di Ekström è quello di sostituire Wegman. Un'entrata a gamba tesa di Olaf Ton, quindi il calcio di punizione decretato da Vautreau in favore del Napoli. Ecco inquadrato Olaf Ton, 22enne, uno dei giocatori più interessanti del campionato tedesco. Alemão, Ferrara,
Augenthaler, Reuter, De Napoli. Buon pallone per Corradini, che riesce a far proseguire ancora De Napoli al centro. Carnevale, fuori gioco, viene segnalato un fuori gioco nella combinazione Carnevale-Careca. È stato segnato un fuori gioco. Controlla la difesa del Napoli. Sono trascorsi 7 minuti e 20 secondi di gioco nel corso del primo tempo. Il punteggio è ancora di 0-0. Intanto, come noto, si sta ancora giocando la partita fra Sampdoria e Malin. Quindi, qualora dallo studio arrivasse la notizia del risultato finale, ci potrebbe essere un intervento dallo studio di Roma proprio per dare il definitivo aggiornamento sulla partita che sta giocando la Sampdoria, mentre vi ricordo che alle 21 comincerà la partita fra Real e Napoli e Milan. Intanto seguiamo questo pericoloso fondo del Bayern, sventato dalla difesa dopo che Nachtweis era portato in avanti, poi tiro conclusivo da parte di Dorfner, un'incursione di Kögel, il numero 7 aveva provocato un pericolo per la porta difesa da Giuliani. Il suo cross aveva sviluppato questa mischia davanti a Giuliani, che adesso vediamo impegnato nelle operazioni di rimessa. Come vi dicevo prima, alle 21 ci sarà la partita dal Bernabeu fra Real e Milan per la Coppa dei Campioni. Chi volesse seguire tutte e due le partite in diretta può continuare a seguire sul Rai 2 la partita del Napoli, e a seguire successivamente ci sarà un'ampia sintesi completa per quanto riguarda appunto la partita del Milan. Ecco Augenthaler, viene in avanti Reuter, ma Augenthaler preferisce proseguire la sua azione e poi aprire per Kögel, che questa volta non aveva intuito le intenzioni del compagno. La rimessa di De Napoli mette in azione Alessandro Renica. A Careca c'è stato una segnalazione, un fallo su Careca. Invece la segnalazione riguardava il fallo di Careca e quindi Reuter effettua la rimessa. Tön. Improvvisamente è cominciato a piovere, era stata molto incerta dal punto di vista meteorologico la giornata, ma sembrava che dopo che verso le 18 tutto faceva volgere per il peggio, sembrava invece che un certo vento di tramontana avesse spazzato via le nubi, era apparso anche il sole poco prima che ovviamente poi venisse sera e sembrava dunque scongiurato il pericolo della pioggia, invece adesso improvvisamente è cominciato a piovere. Kögel è un centrocampista, il numero 7, ma vediamo che cura molto i raccordi fra i reparti. Nachtweis, poi vediamo Wolfhard alle prese con Ferrara, il cross controllato tranquillamente da Giuliani. Un rilancio molto lungo a beneficio di Maradona che tocca debolmente per De Napoli, anticipato da Reuter ma fermato molto bene da Renica senza ricorrere al fallo. Quindi Fusi può impostare l'altra manovra offensiva per il Napoli appoggiando su De Napoli, ancora Maradona,
spinto alle spalle Maradona, va a terra e quindi l'azione si ferma, c'è il calcio di punizione in favore del Napoli. Probabilmente queste condizioni atmosferiche, anche del terreno di gioco che diventa scivoloso, non favoriscono Maradona, che ha servito Careca. Careca era alle prese con Dörfner, la rimessa in gioco del Napoli, dello stesso giocatore brasiliano, gli va incontro Maradona, non riesce lo scambio fra i due, si è messo in mezzo Nachvai che ha mandato però in fallo laterale, la rimessa in gioco ancora del Napoli sulla tre quarti, resta il Napoli a premere in zona di attacco, De Napoli, Maradona, sempre corto il passaggio di ritorno, esce Aumann di pugno, non controlla Tön, quindi Alemão, ancora il Napoli cerca una azione allargata in profondità con però mira sbagliata, misura sbagliata, ma credo che, come vedete in queste immagini, la pioggia stia danneggiando moltissimo i giocatori proprio per quanto riguarda la precisione della misura dei loro passaggi. Augenthaler, Dörfner, Augenthaler, Jönsson, poi Flick, quindi Nachtwein, ora Dörfner, tutta la linea difensiva è entrata in azione in questa manovra, Dörfner, Reuter, avanza Nachtwein, può andare al tentativo di tiro che finisce fuori, tiro di Nachtwein, il numero 2, il terzino esterno destro che aveva iniziato l'azione nella parte di impostazione e poi è andato lui stesso a concluderla dopo essersi creato lo spazio per il tiro, ha cercato questo rasoterra con il terreno scivoloso, ha tentato la sorpresa, Jönsson colpisce di testa, Alemão, alla meglio Alemão, ma in maniera scorretta a giudizio dell'arbitro che segna il calcio di punizione in favore del Bayern Monaco, tre volte vincitore della Coppa dei Campioni, una volta ha vinto la Coppa delle Coppe, non ha mai vinto la Coppa UEFA, 10 volte campione di Germania, più successi nella Coppa Intercontinentale, quindi un ruolino e un palmarès veramente eccellenti in campo internazionale, oltre che nazionale. Dörfner nella discesa del Bayern, partecipa anche Ton, quindi Kögel, ed è bravo Fusin, scivolata a impedire al numero 7 avversario il cross pericoloso. Si pareggiano così gli angoli, primo corner per il Bayern. Pericolosamente viene in attacco Augenthaler. Tön batte l'angolo, il colpo di testa finisce fuori con deviazione e quindi con secondo calcio d'angolo, resta Tön nella zona dell'angolo per battere anche questo secondo corner. Olaf Tön dalla bandierina, secondo angolo, Maradona glielo ribatte ma era troppo vicino all'avversario Maradona, quindi l'angolo deve essere ribattuto ancora. Vediamo che Augenthaler sta sulla lunetta dell'area di rigore aspettando un'eventuale respinta, esce, blocca bene Giuliani. Questi schemi sono pericolosi proprio per la capacità dei tedeschi di poter variare le loro possibili soluzioni per andare al tiro. Kögel
De Napoli, c'è un fallo di De Napoli su Kegel, batte la punizione Reuter, ma non rapidamente come speravano alcuni suoi compagni, quindi appoggia all'indietro a Augenthaler. Reuter va via ancora, Kegel, il cross di Kegel ancora respinto in fallo laterale, avete visto Renica, il numero 7 tedesco Kegel si libera molto spesso nella posizione di ala sinistra. Augenthaler sta assumendo una certa supremazia, il Bayern. Verso Careca. Siamo giunti al 17° minuto e 22 secondi. Il punteggio è di 0-0, ma dopo un avvio di suprema, ecco, va al tiro Augenthaler, Giuliani comincia a assaggiare la potenza di tiro del pericoloso difensore centrale del Bayern Monaco, 31enne Klaus Augenthaler, giocatore di grande esperienza. Careca va via, Careca resistendo a due tentativi di carica, poi con un intervento in estirada è Dörfner che lo ferma definitivamente. In fallo laterale per la rimessa in gioco di De Napoli, Maradona cerca di lottare fra due avversari, il rinvio di Flick in fallo laterale all'altezza della panchina del Bayern, dove c'è Jupp Heynckes, non dimenticato giocatore del Borussia. Bel lancio di De Napoli, cerca di cambiare il gioco verso la sinistra. Alemão Renica, ancora un rilancio di Renica verso De Napoli, al centro dove c'è Carnevale, quindi Careca cerca il passaggio corto, Careca verso Carnevale, Fusi viene spinto e giustamente Votrò, impeccabile, ha visto il fallo di Ton su Fusi e quindi ha segnato il calcio di punizione in favore del Napoli. Eccolo inquadrato l'ex sampdoriano Fusi. Ora vediamo un altro ex sampdoriano come Renica che sta per battere la punizione, c'è Alemão vicino, si allarga Corradini, eccolo inquadrato Corradini di spalle, mentre la punizione di Alemão per Renica, il tiro di Renica schizza sul terreno viscido dopo essere stato respinto provvisoriamente, la rimessa in gioco di De Napoli, Maradona, dietro c'è Corradini, il cross di Corradini verso Carnevale, arriva Alemão che viene preceduto da Ton, quindi Ekström, poi Fusi, buon pallone che Flick riesce a fermare prima che Carnevale possa proseguire, affonda anche Francini, Nakvajt, Francini torna in difesa sull'avanzata del numero 2 avversario, Wolfart, Kegel, fermato Kegel da Renica, prontissimo al rilancio verso Carnevale che aggira Dörfner, poi in scivolata l'ultimo tocco è quello di Augenthaler, rimessa laterale prontissima di Carnevale per De Napoli, tenta il dribbling De Napoli, poi effettua il traversone verso Maradona, Alemão, è un rimpallo ma l'arbitro era già intervenuto per assegnare il calcio di punizione per un precedente intervento su Maradona quando il capitano del Napoli stava per servire indietro verso i compagni. Risultato finale di Malin Sampdoria, Malin batte Sampdoria 2-1, nel primo tempo gol di Eli Ohana, l'israeliano che gioca nel Malin, che è la squadra che detiene la Coppa, nel secondo tempo raddoppio di De Ferm e poi al 29° il gol di Gianluca Vialli che mette bene il ritorno fra 15 giorni fra Sampdoria e Malin. Malin e Sampdoria 2-1, intanto seguiamo la punizione di
Maradona, c'è anche Renica vicino, dietro c'è anche Corradini. Maradona potrebbe tirare direttamente, così fa, ma troppo alta è la conclusione di Diego. Alta la punizione di Diego Armando Maradona, 21 minuti 27 secondi, la rivediamo direttamente oltre la traversa. Questa punizione che era stata concessa da Vautrò proprio per un fallo sullo stesso Maradona. Reuter. Nahvai. Tenta l'affondo Ton con Johnny Ekström che è andato in posizione centrale e con Kögel numero 7 che è andato a cercare spazio sulla destra. L'affondo di Nachweit provoca il terzo calcio d'angolo in favore del Bayern. 3-1 il conto dei corner. Avanza Augenthaler come sempre, si mette sulla lunetta, in area vanno Ekström e Wolfhardt per colpire di testa. Ekström gira di testa in effetti, poi attende Kögel in mezza rovesciata, alta la sua conclusione. Abbiamo visto ancora un altro schema della squadra bavarese, molto insidiosa in queste situazioni di calci piazzati nella zona dell'area di rigore del Napoli. Jonsen, Alemão, Careca, i due brasiliani quasi contemporaneamente nella stessa azione. Sudamericani i giocatori stranieri del Napoli, due brasiliani Alemão e Careca, un argentino Maradona. Scandinavi invece i due stranieri del Bayern, il norvegese Jonsen e lo svedese Ekström. Scatto da parte di Dörfner che si fa trovare puntuale nel ruolo di ala sinistra, si smarcano spesso i giocatori in questo settore. Nachvai viene dalla parte opposta, arriva Ton e respinge, straordinaria respinta del portiere Giuliani, ma la palla è ancora in aria, pericolosamente la difesa ancora non riesce a liberare, ecco che finalmente interviene Giuliani e il Napoli riesce ad allontanare la minaccia dopo che un gran tiro di Olaf Ton è stato respinto di istinto molto bene dal portiere Giuliani. Al 24esimo il pericolo maggiore, il Napoli in replica, Maradona verso Careca, anticipato però Careca, viene coperta la palla a beneficio del portiere Aumann. Aveva avuto il Napoli la forza di reagire tentando subito la replica dopo, ecco che rivediamo il momento peggiore, un rinvio, un rimpallo, ma questa è la parte finale, già l'azione si è esaurita. I guai peggiori, i rischi peggiori, diciamo i brividi peggiori c'erano stati qualche secondo prima, mentre ora il gioco è interrotto per un infortunio che è occorso a un giocatore del Bayern mentre l'azione si stava spostando dalla parte opposta, quindi non abbiamo seguito la meccanica, le modalità di questo incidente, non sappiamo se è stato uno scontro di gioco, un contrasto o che altro, perché mentre il giocatore del Bayern restava a terra nella metà campo del Napoli, l'azione si era spostata dalla parte opposta quando Maradona aveva cercato di lanciare in profondità Careca. Ecco comunque che vediamo che ci sono movimenti sulla panchina del Bayern, dove l'allenatore Jupp Heynckes ha portato Scheurer, Grahammer, Eck e Kastenmeier. Il gioco è comunque ripreso, ma il giocatore del Bayern è ancora fuori. Il Bayern è momentaneamente in 10 uomini con quel giocatore che è ancora fuori. Augenthaler. Flick all'indietro al portiere Aumann. Dörfner. Dove agiva inizialmente Kögel, adesso c'è Dörfner. Ekström in fuorigioco. Ma il fatto è che sul settore sinistro del suo attacco il Bayern trova abbastanza facilmente degli spazi. Alemão riesce a precedere di un soffio Olaf Ton. In
impedire di farsi togliere da questo pressing la palla. Careca, Carnevale controllato da Jonsen, Augenthaler controlla l'uscita di Aumann. Augenthaler, Reuter, Nachbai, Jonsen, Dorfner, attaccato molto bene, intelligentemente da De Napoli, viene in avanti Corradini, anzi Carnevale, e guadagna un calcio di punizione Carnevale. Ventisettesimo minuto del primo tempo, 0-0 al San Paolo fra Napoli e Bayern Monaco. Alemão e De Napoli sulla palla per questo calcio di punizione. De Napoli fa il cross, il colpo di testa di Augenthaler, poi di Nachtwait, mancata la conclusione a volo da parte di Ferrara. Aveva cercato il tiro al volo Ciro Ferrara, ecco che poi caparbiamente va a recuperare la palla o quantomeno a fermare l'avanzata dell'avversario. Sia Ferrara che Francini si erano spostati in attacco e si erano poi trovati abbastanza vicini. Ferrara aveva avuto l'occasione del tiro a volo. Nachbai, Augenthaler, palla che arriva ugualmente a Kegel, tornato a sinistra. Reuter, intervento di Corradini, rovesciata di De Napoli, Alemão, qua fuori il rilancio di Alemão, si trova un po' in imbarazzo la difesa del Napoli quando subisce queste incursioni soprattutto nel versante sinistro dell'attacco del Bayern. Maradona, Careca per Carnevale, controlla ancora Andrea Carnevale, lascia Maradona che fa venire in avanti i compagni, era Renica che si era sganciato in avanti ma l'arbitro aveva già fermato il gioco assegnando un calcio di punizione in favore del Napoli stesso. Carnevale sperava evidentemente nella concessione del vantaggio, quindi nella possibilità di proseguire l'azione. Si allarga fuori quadro De Napoli che è però controllato a vista da Kögel, aveva cercato di farsi trovare smarcato. Careca, Maradona mette la palla a terra, c'è però un fallo di Maradona nel secondo controllo. Battuta la punizione Reuter, Nachbai, Wolfart si sgancia in avanti ma Nachbai mantiene il possesso della palla. Nell'ultimo turno di Coppa UEFA il Bayern ha perso fuori casa in Scozia per 1-0. Buon rilancio, pronto verso Careca, è solo fra cinque avversari che tornano su di lui come un ciclone, ma l'ultimo intervento di Jonsen manda la palla in calcio d'angolo, secondo angolo in favore del Napoli. Cinque avversari all'inseguimento di Careca che comunque ha guadagnato un calcio d'angolo. Batte Maradona, il colpo di testa fa ritornare la palla ancora a Maradona, ripropone il cross troppo lungo, l'ultimo della fila era Francini ma è troppo lontano dal posto in cui Maradona, che evidentemente non è soddisfatto, ha mandato il pallone nel secondo cross, quello successivo al primo effettuato su azione di calcio d'angolo. Nachbai, Jonsen, Augenthaler, Jonsen, norvegese, Tonner, Dorfner, incrocia con Tonner ma prosegue lo stesso Dorfner che poi
guadagna un calcio d'angolo per il fallo di De Napoli. Si libera Ton in posizione regolare, va al cross Ton, controllato però il cross da Fusi e da De Napoli. Careca, Renica, pronto lo scatto di Renica, fa proseguire l'azione sul versante sinistro per Carnevale, va al centro Careca mentre Carnevale cerca di far filtrare il suo pallone, ma i difensori erano in tre fra Carnevale e Careca, hanno avuto buon gioco nell'arginare la manovra del Napoli. Reuter, Augenthaler, Reuter, ancora un'apertura per Kögel che mantiene la palla in campo verso Ton, quindi subentra nell'azione Reuter, Kögel, rimpallo con fallo laterale in favore del Napoli, da De Napoli a Alemão. Un po' troppo lungo per Carnevale, che aveva avuto un rimpallo favorevole ma c'era stato un contrasto con un avversario che si era abbassato e Carnevale ha commesso gioco pericoloso. Ecco che rivediamo l'azione, il contrasto, ma non sembra che Carnevale sia in corso. Poi nella ripetizione ci sembrerebbe più di dichiarare innocente, dalla immagine dal vivo si era avuto una sensazione, forse perché l'azione era in movimento rapido, si era avuta una maggiore sensazione. Probabilmente tutto è stato accentuato dal fatto che Dorfner si è abbassato molto e si è abbassato anche prima dell'impatto, e quindi il contrasto in realtà non ha visto Carnevale colpevole, ma evidentemente nella immediatezza dell'azione anche l'arbitro ha avuto la sensazione che gran parte di noi qui in tribuna abbiamo avuto inizialmente. Poi invece il replay ha un po' modificato, come spesso accade, quello che è il primo giudizio, la prima sensazione. E intanto siamo giunti al 33esimo minuto e 40 secondi, il punteggio al San Paolo è ancora di 0-0 mentre è cessata la pioggia, ma il terreno ovviamente resta scivoloso, comunque diminuiscono i disagi sia per i giocatori sia per una parte del pubblico che si trova allo scoperto. Augenthaler, l'affondo di Nachbai, incrocia con Ton e prosegue. Poi l'azione si sposta dalla parte opposta dove arriva Kögel, affiancato da Flick. Kögel invece centralmente fa venire in avanti Reuter, quindi Augenthaler. Il Bayern cerca di amministrare il controllo dell'azione, c'è un tentativo di pressing di Maradona su Augenthaler, anche Careca va a pressare e i bavaresi sono costretti a arrivare quasi nella loro area di rigore. Augenthaler sul pressing di Maradona e di Careca. Ora il Bayern ripropone la sua azione offensiva con Ton. Nachwai, Ton. Troppo lungo il lancio di Ton verso Reuter. Azione che si esaurisce a fondo campo. 35esimo minuto del primo tempo e 0-0 fra Napoli e Bayern di Monaco che stanno giocando l'incontro di andata della semifinale di Coppa UEFA. È stato già stabilito che sarà la vincente di questa semifinale a giocare in casa l'andata della finale, che sarà il primo mercoledì di maggio, mentre il terzo mercoledì di maggio ci sarà il ritorno con definitiva consegna della Coppa UEFA sul campo dell'altra finalista che emergerà dalla semifinale Stoccarda Dinamo Dresda. C'è un calcio di punizione in favore del Napoli.
vediamo Francini e Renica che vanno a inserirsi insieme a Carnevale e a Careca nell'area di rigore, anche Corradini molto lungo, il colpo di testa di Augenthaler, palla messa a terra controllata da De Napoli, ancora un cross, Renica di testa, anticipato Corradini da Augenthaler che spazza via in fallo laterale, era stato Corradini, eccolo inquadrato adesso, che si era portato due volte pericolosamente in posizione centrale davanti al portiere Aumann, ma il Napoli resta ancora in attacco. Vediamo Maradona che effettua la rimessa in gioco, non trova compagni vicini, poi arriva Alemão, viene però anticipato Alemão. Ekström, ecco l'ex empolese vincere un tackle, poi però il suo ultimo lancio verso il compagno di reparto Wolfhardt è troppo in profondità. Nessun problema per Giuliani, quindi Renica. Maradona, il tocco non è intuito, poi non è neanche dei più precisi, impossibile comunque per Alemão andare a inserirsi su quel pallone. Augenthaler è affiancato da Dorfner e lo serve, ancora lo scambio con il difensore centrale e questa volta effettua l'apertura nel versante opposto su Nahvai. Ekström sul quale c'è Ferrara, Carnevale raccoglie bene la palla, scavalca l'avversario, resiste a un'altra carica, va via Carnevale in contropiede con Careca che è andato al centro, insiste ancora Carnevale lungo l'out sinistro cercando di trovare spazio, si infittisce la difesa ma Carnevale supera i due avversari, entra in area di rigore, viene spinto e va a terra, un po' per la spinta, un po' perché ormai ha esaurito la sua riserva di energie. Vediamo l'azione, Carnevale e l'arbitro assegna un calcio di punizione in favore della difesa del Bayern fuori dell'area di rigore, quindi non è stata assegnata la eventuale simulazione, ma evidentemente ha ravvisato una scorrettezza di Carnevale nel momento in cui il numero 11 del Napoli stava per entrare in area di rigore dopo che aveva scavalcato i due avversari che fuori dell'area avevano cercato di impedirgli appunto l'ingresso nella zona calda davanti al portiere Aumann. Bello spunto di Carnevale al 39esimo, ma finora in realtà il Napoli è vissuto più su iniziative individuali, su qualche spunto personale, la partita non ha offerto molte cose. Il Bayern è più preoccupato di controllare, aspetta eventualmente soltanto qualche soluzione sui calci piazzati, sui calci d'angolo, sulle situazioni con palla ferma, piuttosto che rischiare. Ferrara anticipa Johnny Ekström. Alemão, De Napoli, fra i più determinati nel Napoli, palla che schizza e arriva a Maradona, cerca verso Careca, Careca il tiro, il gol, Napoli in vantaggio con Careca, 40esimo minuto del primo tempo, Napoli 1 Bayern 0, ha segnato Careca, ancora una volta la bravura dei campioni è emersa. Maradona ha saputo controllare una palla che era sfuggita un po' al controllo degli avversari, ne ha approfittato immediatamente al primo errore degli avversari, ha saputo amministrare quella palla, l'ha servita molto bene a Careca, bravo a sua volta a controllare gli avversari e a battere Aumann in uscita. Tutta sudamericana questa azione che al 40esimo del primo tempo ha portato il Napoli in vantaggio. Napoli 1, Bayern 0, gol di Careca al 40esimo. Augenthaler, Flick, Nachtwey,
verso Kögel, pronto il cross, esce e blocca Giuliani, il pericoloso ennesimo cross che viene da sinistra effettuato da Kögel. Ancora lotta molto bene Francini, va via Francini lungo la fascia sinistra, Francini cerca lo spazio per il cross, mette al centro e viene controllato male da Careca questa volta il pallone di Francini. Bella azione, una delle migliori questa, ma il Napoli insiste e Kögel butta in fallo laterale, rimette in gioco verso Maradona De Napoli. Maradona guadagna un'altra rimessa laterale, 42esimo minuto del primo tempo, Napoli in vantaggio con Careca. Secondo gol europeo, va al tiro, cerca la conclusione Maradona, non è molto coordinato nel momento dell'impatto col pallone. E esce fuori un tiro senza pretese, anche se avrebbe potuto venire fuori una bella conclusione. Riprende il gioco, 42 minuti 40 secondi, Maradona. Rimessa di Nando De Napoli, va a coprire Alemão e infatti è verso Alemão che viene servito il pallone. Renica, affrontato in pressing da Wolfart, sul rinvio di Giuliani attende Francini, in lotta con Nakhvay collabora Carnevale. Careca, Ton si inserisce sulla traiettoria, Ton poi spezza l'azione fermando e lanciando all'indietro il portiere Aumann. Augenthaler, Reuter, c'è un fallo su Careca ai danni di Reuter e c'è il calcio di punizione in favore del Napoli. Francini, Renica, Alemão. 30 secondi alla fine del primo tempo, Careca l'autore del gol del vantaggio del Napoli. Fusi, ma c'è un intervento dell'arbitro e lo scontro, viene ammonito Careca che si era scontrato con Ekström. E se il giocatore ammonito, infatti è Careca che si scontra con l'avversario, e se il giocatore è Careca non ci sono problemi perché Careca è uno dei sette, non è uno dei sette giocatori del Napoli già ammoniti, lo scontro era stato appunto con Ton, quindi ammonito Careca. Napoli ha sette giocatori già ammoniti e quindi in caso di cartellino giallo questa sera salterebbero per squalifica automatica la partita di ritorno, così come deve fare Crippa che fu ammonito nella partita di ritorno contro la Juventus qui al San Paolo e infatti è stato squalificato. Anche nel Bayern c'è un giocatore indisponibile per squalifica. Intanto il Bayern sta per battere il suo quarto calcio d'angolo, di testa prima Francini, poi adesso vediamo Kögel pericolosamente che va al cross,
e ancora l'intervento di Fusi che manda la palla in calcio d'angolo. Non c'è tempo per battere questo quinto calcio d'angolo. Dopo l'ultimo intervento di Renica e poi di Francini di testa, è stata sventata l'ultima azione del Bayern per cercare di rimontare. Il primo tempo finisce dunque con il punteggio di Napoli 1, Bayern 0, con il gol segnato da Careca, eccolo inquadrato, al 40esimo su una palla controllata magistralmente da Maradona, che l'aveva soffiata agli avversari che erano stati un pochino lenti in quel controllo. Ne ha approfittato Maradona, ha servito Careca, bravo a resistere alle cariche, entrare in area. Ecco che rivediamo l'azione. Qui la palla è già stata controllata da Maradona. Vedete Careca lanciato e entra in area, controlla a sua volta molto bene e batte il portiere Aumann. A questo punto abbiamo un triplice collegamento qui dalla mia postazione e poi dalla postazione dove si trova Italo Chiune e naturalmente con lo studio di Roma. Credo che passiamo prima ai commenti con Italo Chiune e poi interverrà lo studio se De Laurentiis mi sente. Secondo tempo avremo ancora la possibilità di collegarci con te se tu sei ancora lì. Intanto noi facciamo vedere i gol della Sampdoria, se va bene, andiamo va un bene. Po' troppo a ridosso. Beh, benissimo. Grazie Gianfranco, agli amici Bernardi e Caminiti e al collega tedesco. Dicevo, i gol della Sampdoria, i gol della partita della Sampdoria, vediamoli subito. Va in vantaggio il Malin con un colpo di testa in diagonale del suo israeliano Ohana e questo all'11esimo minuto del primo tempo. Rivediamo da altra angolazione, va a cercare il palo più lontano, Pagliuca è un po' coperto, c'è poco da fare comunque. Va vicino al pareggio la Sampdoria intorno alla mezz'ora sempre del primo tempo con una grande conclusione di Vialli al termine di questa lunga laboriosa azione che mette in difficoltà la difesa dei belgi. Guardate il gran tiro di Vialli alla quale risponde da par suo Predom, che è considerato in questo momento uno dei migliori portieri del panorama mondiale. Rivediamo anche da altra angolazione. All'inizio della ripresa qualche problema per la Sampdoria perché De Ferma, ancora un gol di testa, realizza il gol del 2-0. Il 2-0 è un brutto punteggio con una squadra arcigna e grintosa come il Malin per un'eventuale rimonta casalinga. Abbiamo rivisto la realizzazione di De Ferma, vediamola ancora da altra angolazione e siamo 2-0, ma la Sampdoria riesce a replicare e con uno dei caratteristici diagonali di Vialli al termine di questa azione da calcio d'angolo ottiene il 2-1, che può significare veramente molto, senza per motivi scaramantici pronunciarci sull'incontro di ritorno, un gol che può diventare determinante. Rivediamo e rivedremo ancora da dietro la porta di Predom il veramente classico, uno dei tiri tipici di Gianluca Vialli, questo diagonale dal centro dell'area sul palo più lontano. Eccolo qui, il gol del 2-1. Questo dunque il risultato finale di Malin Sampdoria, della quale avremo modo di parlare ancora, ma prima di ridare la linea a Napoli, un break pubblicitario, quindi la linea tornerà a Napoli delle tre partite italiane del mercoledì europeo e il nostro appuntamento anche alla fine poi della partita tra Napoli e Bayern per ulteriori commenti. Linea a Giorgio Martino. Eccoci di nuovo collegati con lo stadio San Paolo di Napoli, dove le squadre stanno rientrando per disputare il secondo tempo. Napoli in vantaggio per 1-0, gol di Careca al 40esimo. Napoli che ha giocato senza grandi slanci agonistici perché la partita non glielo consentiva, un po' le precarie condizioni di Maradona, un po' la pioggia, il terreno scivoloso, un po' il rispetto giusto dell'avversario, un po' anche forse il contraccolpo psicologico della sconfitta patita sabato scorso in campionato dalla Juventus per 4-2 e quindi la pressoché totale certezza di dover abbandonare gran parte delle sue speranze di inseguire l'Inter, che viaggia sempre più solitaria in vetta alla classifica. Un po' di tutte queste cose messe insieme hanno fatto giocare al Napoli un primo tempo direi piuttosto prudente, saggio, e un primo tempo che alla fine ha premiato questa sua saggezza tattica. Si è affidata ugualmente all'estro, alla fantasia dei grandi campioni, eccolo inquadrato dietro Armando Maradona, ha toccato pochi palloni, ma uno è stato fondamentale, quello che ha consentito al Napoli di andare in vantaggio con Careca. E dunque le squadre si accingono ora a disputare il secondo tempo. Il Napoli alla destra dei vostri schermi in maglia azzurra
con questa formazione: Giuliani, Ferrara, Francini, Corradini, Alemão, Renica, Fusi, De Napoli, Careca, Maradona e Carnevale. In panchina Bianchi ha portato con sé il secondo portiere di Fusco, Bigliardi, Carannante, Romano e Neri, mentre il Bayern Monaco in completa tenuta rossa è stato schierato da Jupp Heynckes con Aumann, Nachtweit, Flick, Jonsen, Augenthaler, Reuter, Kögel, Dorfner, Wolfart, Ton ed Ekström. Ecco in azione Nachtweit. La difesa del Bayern non è apparsa irresistibile, come in realtà non è quasi mai apparsa irresistibile. È una squadra del Bayern che ha segnato molto, ha segnato 20 gol nelle partite precedenti dei turni. Intanto seguiamo questa azione di attacco dei tedeschi con Tonne che viene fermato. E come vi dicevo, ha segnato 20 gol, però ne ha subiti 3. E ne ha subiti 9 e quindi ha dimostrato una certa fragilità difensiva. Ha subito 3 gol anche dal Legia Varsavia, anzi 4 gol perché ha vinto 7-3, 3-1. Qui intanto rivediamo l'ultimo episodio con l'intervento su Ton da parte di De Napoli, che ha generato questo calcio di punizione dal limite in favore della squadra tedesca. Vediamo Ton che copre la palla davanti alla barriera, c'è Augenthaler. Sulla barriera va il tiro di Nachtweit. Si esaurisce senza esito questo pericoloso calcio di punizione in favore del Bayern, che però insiste in attacco. Un traversone che si va a concludere direttamente sul fondo. Sul rinvio di Giuliani però c'è un malinteso fra Giuliani e Careca e la palla finisce in fallo laterale. La rimessa in gioco è ancora del Bayern. Nachtweit, Augenthaler. Dorfner, Reuter, si era allargato Kögel, ancora ammonito Carnevale e questo è un guaio, ammonito Carnevale e questo è un guaio perché Carnevale, ecco rivediamo l'episodio, Reuter interviene in scivolata, Carnevale. L'arbitro ha ritenuto con estremo fiscalismo scorretto al punto da meritare l'ammonizione l'intervento di Carnevale. Dice un guaio perché Carnevale è uno dei 7 del Napoli, è il numero 11, che era già stato ammonito nel corso delle partite precedenti. Carannante, Romano, che non sono in formazione, Corradini, Carnevale, Renica, De Napoli e Fusi erano già ammoniti. Quindi Carnevale sarà assente a Monaco nel match di ritorno. Augenthaler ha fintato da quella posizione il tiro, ha servito Dorfner. Tentativo di cross, ecco Jonsen. Aggancia bene, mandando però in fallo laterale Francini. Augenthaler, Renica in anticipo su Ton, lo controlla, c'è anche De Napoli a raddoppiare la marcatura su Ton, Kögel, possibilità di cross che in effetti parte, il colpo di testa però è di Fusi. Renica ancora completa il rilancio verso Maradona che riesce a servire Carnevale. Maradona si rende utile anche in condizioni fisiche non eccellenti, comunque sta giocando, cercando di dare il massimo dell'apporto alla squadra. Nachtweit,
intelligente anticipo da parte di Francini, quindi Alemão scatta il contropiede del Napoli con Carnevale, lanciato da Alemão. Carnevale le prese col norvegese Jonsen in aria, non riesce a girarlo, ora ce la fa, lo aggira e va poi al tiro. Forse un eccesso di egoismo da parte di Carnevale, perché forse c'erano tre giocatori meglio piazzati di lui e probabilmente avrebbe fatto meglio a cercare il cross a rientrare piuttosto che la conclusione personale. Questa azione al quinto minuto del secondo tempo, il punteggio è sempre di 1-0 in favore del Napoli con il gol di Careca al 40° del primo tempo. Nahva in azione ed è Ferrara che anticipa il passaggio di ritorno verso lo stesso Nahvai, subentra nell'azione Reuter. Il rinvio di Francini, Nahvai, rinvio di Francini, Careca, Alemão, il suo tocco all'indietro viene recuperato dallo stesso brasiliano dopo che stava diventando pericolosamente un lancio per Ekström. La via Corradini, elegante falcata di Corradini che si porta quasi in zona tiro, ma poi la sua conclusione è troppo debole, forse stanco per la lunga galoppata. Alla fine Corradini ha tirato debolmente. Sono già due nel corso di pochi secondi le azioni pericolose che il Napoli riesce a costruire fino al momento del tiro, poi vanificando tutto con tiri non irresistibili. Augenthaler controllato da Francini in maniera regolare, va via dunque la difesa del Napoli cercando di impostare rapidamente la controoffensiva appoggiando verso Carnevale. Curiosamente sono stati proprio i due attaccanti, le punte, Careca e Carnevale, i due giocatori del Napoli che sono stati ammoniti. Si riprende con una rimessa laterale con Francini, Carnevale, sul quale c'è Jonsen, avanza Alemão, finora rimasto molto prudente in fase più di copertura che di rilancio dell'attacco, di sostegno dell'attacco. Flick per Nahvai, cambiato il gioco, anticipato De Napoli, Kögel, pericolosamente il piccolo Kögel entra verso l'area, a contatto il cross che viene toccato e deviato in fondo campo. Rivediamo questa azione, ecco il cross di Kögel, la palla che finisce oltre la traversa. I giocatori del Napoli non hanno toccato la palla come reclamavano i giocatori del Bayern che reclamavano fallo di mano, ma vedete che il giocatore del Napoli, il difensore, ha finito direttamente dentro la porta e infatti c'è soltanto una rimessa dal fondo. Attentissimo finora Vautrò, forse un po' eccessivamente severo nel giudicare da ammonizione l'intervento di Carnevale, che è costato appunto il cartellino giallo a Carnevale. Corradini appoggia ancora indietro a Giuliani. Dopo la pioggia del primo quarto d'ora il tempo si è ristabilito e questo va soprattutto a beneficio dei tifosi, del pubblico. Un incasso che si aggira sui 4 miliardi, ancora non sono state comunicate le cifre ufficiali. Il record di una partita di Coppa con il Real Madrid è di 4 miliardi e 228 milioni. L'incasso di oggi forse non supererà quel record, ma comunque dovrebbe aggirarsi più o meno su quelle cifre. Contropiede ancora del Napoli tentato da Careca. Carnevale si sposta dalla parte opposta, c'è in supporto molto bene intelligentemente Maradona,
di dietro, raccoglie ancora Alemão, arrivato anche lui in attacco. Alemão ancora verso Careca, combinazione dei due brasiliani e sbandieramento del guardaline. Va De Napoli a lamentarsi, a protestare con il guardaline che collabora con Michel Vautrot, arbitro che però finora ha diretto l'incontro in maniera impeccabile. Jonsen, Nachvai, ottimo doppio intervento di Ferrara, in aiuto anche Maradona per Reniga che si sgancia in avanti, ecco il libero che apre per Careca nella posizione di ala sinistra, con Carnevale che invece è nel settore di centrodestra. Inserimento anche di Alemão, palla invece appoggiata per Maradona, ancora da Maradona a Careca, in buona posizione Careca, il cross al centro, il colpo di testa, il palo respinge questo colpo di testa e impedisce al Napoli il raddoppio che sembrava cosa fatta su una bellissima azione che era stata portata da Careca su suggerimento di Maradona. Il colpo di testa in tuffo di Andrea Carnevale si è stampato sul palo. Carnevale ha un soffio dal raddoppio, l'azione molto bella, molto lineare, avrebbe sicuramente meritato il gol, pregevolissima nella fattura. Intanto attenzione a questo contropiede, a questa replica da parte della squadra tedesca con Alemão che ha smorzato l'azione mandando in calcio d'angolo, primo corner della ripresa, sesto in favore del Bayern, 6-2 il conto dei corner. Siamo al battuta dell'angolo ed è proprio Carnevale, fermato anche Ton, poi il rinvio di Ferrara dopo che Carnevale aveva colpito di testa ed era andato poi lui stesso a rimpallare il tiro di Ton che dal limite dell'area cercava di approfittare della corta respinta. Sul rinvio di Ferrara direttamente oltre la metà campo, impostano adesso nella propria metà campo i tedeschi che un minuto fa hanno rischiato di subire il raddoppio. L'azione più bella, lineare del Napoli, Maradona, Careca, volo in tuffo di Carnevale, palla schizzata sul palo. Reniga indietro a Giuliani. Attende ancora Carnevale sul rinvio di lunghissimo di Giuliani. Jonsen, Flick, Nachvai, Flick ancora, bell'intervento di Alemão, ma riprende ancora il Bayern a spingere con questo lancio su Ton, sul quale però Francini è in anticipo. Il lancio era stato verso Ton da parte di Reuter e Ton, nel cercare di liberarsi di Francini che lo aveva anticipato, ha commesso fallo sul numero 3 napoletano. Battuta la punizione, Napoli manovra con Alessandro Reniga. Giuliani, 13 minuti e 40 secondi della ripresa, Napoli 1 Bayern 0. Attende Carnevale, c'è un intervento di Jonsen che è quasi sulle sue spalle, comunque l'azione è del Napoli. Careca incrocia con Carnevale, Careca ancora insiste e l'azione viene fermata in calcio d'angolo. Primo angolo della ripresa in favore del Napoli. Vediamo Diego Armando Maradona che va alla bandierina a battere l'angolo. Viene in avanti Ferrara e anche Francini che sono in area in attesa di un eventuale traversone che arriva adesso. Salta Carnevale, gol! Il Napoli ha raddoppiato con Carnevale che era saltato benissimo sul calcio d'angolo. Vediamo, ecco che Maradona effettua il cross,
Carnevale salta più alto di tutti e raddoppia. 14° minuto del secondo tempo, Napoli in vantaggio per 2-0 sul Bayern. Ha segnato Carnevale ed è giusto che sia così, perché 2 minuti fa Carnevale aveva colpito di testa in tuffo al termine di una splendida azione ed era stato il palo a negare ad Andrea Carnevale il gol. Carnevale diventa così ora il capocannoniere del Napoli nelle coppe europee. 11 gol finora segnati dal Napoli, 9 nelle partite precedenti, 2 oggi. Questo è il terzo personale di Carnevale, a fondo di Careca che cerca il contropiede. Anticipato Careca all'ultimo momento da un passaggio all'indietro al portiere Aumann. Sul primo calcio d'angolo del secondo tempo il Napoli ha costruito l'azione del raddoppio. Maradona per Alemão, anticipato dal norvegese Jonsen. Intercetta bene Fusi, quindi Maradona, scatto di Alemão. Maradona resiste a 2 cariche, serve molto bene il brasiliano. Alemão allarga il gioco cambiando il movimento verso Carnevale. Va in supporto anche Francini, la palla non filtra verso Francini, c'è un rimpallo che ancora Maradona ha originato. Maradona sta giocando molto con il pressing nonostante le sue imperfette condizioni, ma ha un grande senso della posizione e questo gli consente. Va al cross Ton, ma il gioco era già stato fermato in precedenza. Dicevo di Maradona che con grande senso della posizione, anche senza poter essere ovviamente mobilissimo, riesce a pressare gli avversari. Movimenti sulla panchina del Bayern. Anche se ancora non ci sono sostituzioni. Si riprende con il calcio di punizione per il fallo di Olaf Ton. Ecco la panchina del Bayern. Il Bayern in questa edizione della Coppa UEFA ha già perso 2 volte in casa, 0-2 con l'Inter, poi seppe rimontare con il clamoroso 3-1 di San Siro a dicembre, e fuori casa nel turno precedente, nella partita di andata in Scozia contro il Hearts of Midlothian. Reuter, un bel taglio in profondità sul quale però interviene con molta autorità e molto senso dell'anticipo Renica per De Napoli. Corradini De Napoli. Alemão che in questo secondo tempo si spinge un po' di più in avanti. Francini. Francini, anche lui autore di 2 gol nelle coppe quest'anno. Francini va un bel cross al centro, controlla Carnevale per Alemão, il tiro è un po' sporco e viene poi controllato dalla difesa del Bayern, che non appare irresistibile, appare perforabile. Quindi il Napoli direi che giustamente in questo secondo tempo si è resa conto che il Bayern è perforabile e quindi lo ha messo più volte in difficoltà. Almeno 4 occasioni da gol sono state create dal Napoli in questi primi 19 minuti del secondo tempo. Il palo, il gol e un altro paio di azioni in cui i giocatori del Napoli sono andati abbastanza facilmente in zona tiro, anche se poi la conclusione non è stata delle più felici. Napoli 2, Bayern Monaco 0, gol di Careca al 40° del primo tempo, Carnevale al 14° della ripresa, dopo che Carnevale 2 minuti prima aveva già colpito un palo, sempre di testa, in azione molto spettacolare. Carnevale per Maradona, apertura per Francini,
va via a Nahvai, Francini, cerca lo spazio per il traversone, ecco che parte il cross, colpo di testa di Flick, quindi Ton appostato al limite della propria rigore, attaccato da Maradona, Kögel, sul quale era andato De Napoli. Augenthaler, Kögel, viene in avanti la squadra tedesca, colpo di testa di Remica, controlla bene Alemão, scatta Maradona, quasi possibilità di contropiede, in velocità viene fermato Careca. Rimessa laterale ancora in favore del Napoli, che resta in zona di attacco. Maradona, il cross è controllato dal portiere Aumann. Con Reuter, Jonsen, Nakvai, che copre il ruolo di Augenthaler quando il numero 5 si sgancia in avanti, Kögel, e sbandieramento del guardaline. Kögel si è aiutato con i gomiti in questa azione, quindi c'è il calcio di punizione. Rennica ha toccato direttamente a Giuliani, mentre vediamo che Francesco Rocca sta per andare via, impegni di convocazioni. Un giudizio prima di andare via, Francesco? Ma sicuramente il Napoli ha ribaltato, e questo qui fa piacere a noi tutti, sia dello staff azzurro che a tutti gli italiani, una situazione atletica che nel primo tempo era apparsa così a favore dei tedeschi. Ha giocato una partita fantastica, è un gran gol di Carnevale, speriamo che porti a termine questo risultato, anzi che lo incrementi. Credo che Napoli si sia accorto che la difesa del Bayern non è irresistibile, quindi cerchi di approfittare dei disagi di questa difesa. Ma ci sono stati dei giocatori del Napoli che hanno lavorato veramente tantissimo, e speriamo che si mantengano su questi livelli fino alla fine per portare a casa un risultato che già è positivissimo. Grazie Francesco, buon lavoro a tutto lo staff azzurro. Mentre rientriamo in cronaca diretta, 22 minuti 25 secondi del secondo tempo, il Napoli conduce al San Paolo per 2-0 sul Bayern Monaco nella partita di andata delle semifinali della Coppa UEFA. I gol di Careca e di Carnevale, e adesso c'è Johnny Ekström che porta questo attacco per il Bayern. Kögel, Dörfner, Augenthaler, Nachwey, Dörfner ancora, alta la conclusione del Bayern. Ecco inquadrato ancora Michel Vautreau, 44enne arbitro francese, uno dei migliori arbitri mondiali, confermato anche questo eccellente giudizio su Vautreau pure per questa partita. Abbiamo visto Ferrara che era vicino a numero 9 Wolfhardt. Sul rinvio di Giuliani, il colpo di testa di Flick, quindi Corradini preso in anticipo, esce Giuliani, salvataggio di Corradini sull'uscita di Giuliani, salvataggio di Corradini, è rimasto a terra un giocatore del Napoli, dovrebbe essere Ferrara forse, vediamo che Vautreau ferma il gioco. Grosso pericolo da un guizzo, ecco che rivediamo l'azione, salta Giuliani ma arriva Corradini, che vedete che va a liberare e manda addirittura in fallo laterale, non è neanche calcio d'angolo, è soltanto fallo laterale. Vediamo il dottor Acampora e il massaggiatore Carmando che sono entrati in campo per accertarsi della gravità dell'infortunio subito dal napoletano. È in effetti Ferrara. Rivediamo ancora
vedete Reuter come scatta, va via in contropiede rubando il tempo agli avversari, e c'è questo recupero di Corradini provvidenziale. È il pericolo più grosso corso dal Napoli nel corso di tutta la partita. Nachvai sbagliato il tocco di Nachvai, Fusi aveva perso la palla, comunque l'ha recuperata Rennica. Carnevale, Corradini ancora per Carnevale, questa volta è Carnevale che agisce sulla destra con Careca che invece dalla sinistra si è portato ora al centro. Fuori dell'area c'era Maradona e Carnevale guadagna un calcio d'angolo e va Maradona a battere il quarto corner. Dall'angolo precedente era venuto fuori il gol del 2-0. Vediamo se si ripete lo schema. Questa volta forse Maradona tira direttamente. No, anche questa volta preferisce la collaborazione e la cosa non riesce. Corradini all'inseguimento della palla, la lascia uscire perché è stata battuta dai bavaresi, quindi c'è una rimessa laterale tranquilla a beneficio del Napoli nella metà campo avversaria, l'effettua Nando De Napoli. Fusi sbandiera il guardaline segnalando che la palla è uscita, ancora con la rimessa a beneficio del Napoli. Anche Ottavio Bianchi ha fatto alzare alcuni giocatori dalla sua panchina in previsione di qualche cambio tattico oppure per guadagnare tempo nei minuti finali della partita. Siamo giunti al 26esimo e 42 della ripresa. C'è questo cross in area che spiove però nell'area di porta dove Auman non ha problemi. Il più vicino era Carnevale ma impossibilitato a intervenire. Allarga in avanti Flick, più dietro c'è Dörfner, viene servito proprio Dörfner da Augenthaler, sbagliato il passaggio di ritorno, l'ha intercettato Alemão, poi Carnevale controlla bene la palla su Jonsen, si libera anche di Nachvai, aspetta che arrivi Maradona, sta lottando molto bene con grande generosità Carnevale, Maradona, Alemão, utilissimo Alemão in questa partita, senza... Vediamo che Careca ha avuto paura del pressing degli avversari e ha guadagnato tempo servendo indietro Giuliani. Vi dicevo della grande partita, molto utile, anche se un po' oscura come impiego tattico di Alemão. C'era un fuorigioco nettissimo, tre napoletani in fuorigioco sulla palla rinviata da Giuliani. 28esimo minuto del secondo tempo, 2-0, un punteggio utilissimo per il Napoli. Rennica, Maradona aggancia, protegge la palla e guadagna un calcio di punizione a proprio favore. Anche questo serve, Maradona sta offrendo tutta l'esperienza del suo repertorio a beneficio della squadra, non potendo dare un apporto agonistico, fisico al 100%. Rennica batte la punizione, la sua solita gittata di sinistro troppo lunga. Fanno molto movimento le due punte, Careca e Carnevale, che si alternano, entrambi giocano molto allargati cercando di fare l'ala prima di poter convergere al centro o magari di crossare al centro a beneficio dell'altro compagno o di altri centrocampisti o difensori che nel frattempo si siano inseriti. Sempre almeno uno dei due, se non tutti e due, uno a destra e uno a sinistra, alternandosi nel ruolo e anche nella posizione. Carnevale e Careca si offrono al ruolo di ala appunto per l'affondo lungo l'out laterale. Rinvio di Ferrara,
che alza campanile. Maradona prevale su Augenthaler di testa ed è tutto dire. Dörfner, ancora Dörfner, Nachwey, Augenthaler, Ekström, ancora la meglio Fusi nel, in appoggio al pacchetto difensivo, ancora possibilità di contropiede, va Careca in posizione di punta con De Napoli che ora lo serve, passaggio di ritorno allo stesso De Napoli, ma al centro non c'è ancora nessuno, quindi De Napoli deve aspettare, ritardare la conclusione dell'azione e poi perde un contrasto e perde anche il possesso della palla. Ton, Jonsen, Reuter, che è stato il protagonista dell'azione più pericolosa del Bayern. Colpo di testa di Ferrara, riprende ancora Dörfner, colpo di testa di Corradini, Dörfner ancora, c'è Nachwey alle spalle di Reuter, Flick mantiene la palla in campo a beneficio del norvegese Jonsen. Reuter, Ekström, Nachwey, Flick, ancora Nachwey, riceve da Jonsen, Augenthaler, Flick cerca di anticiparlo Alemão, palla servita da Nachwey verso Olafton, cavalca Fusi, serve Nachwey, Ton ancora, arriva De Napoli a spazzare l'azione in fallo laterale e intanto si prepara un cambiamento nelle file del Bayern, sta per entrare Eck, ha il numero 14 Eck, esce Johnny Ekström, in effetti Ekström non aveva fatto granché finora, ecco l'ex empolese Johnny Ekström che viene sostituito da Eck, Armin Eck, centrocampista di 24 anni che ha già segnato anche un gol nelle 8 partite finora giocate, queste partite da notare che il Bayern non ha mai pareggiato, ha vinto 6 volte e ha perso 2 volte. Nachwey, Eck, palla che torna ancora a Flick in lotta con Carnevale, c'è il fallo da parte di Carnevale su Flick, c'è quindi calcio di punizione in favore del Bayern. Batte Nachwey, si affolla tutta l'area di rigore del Napoli, nella mischia schizza una testa di un difensore napoletano che mette fuori, poi Rennica, rilancio per Alemão che si fa trovare pronto ad appoggiare il contropiede, va via Alemão inseguito da 5 avversari, mantiene il possesso della palla, aspetti che arrivi il connazionale Careca e lo serve, Careca supera l'avversario, un secondo avversario, il terzo però lo ferma e sfuma così il contropiede del Napoli impostato da Alemão e Careca. Nachwey, Augenthaler, Dörfner, Reuter, Jonsen, Nachwey, si chiude bene la difesa del Napoli e ancora si fa vedere, si fa apprezzare Carnevale in questo disimpegno difensivo ripetuto, cerca poi a... e c'è una ammonizione
C'è un'ammonizione per Ton. C'è un'ammonizione per Ton e Ton quindi non potrà giocare la partita di ritorno. È molto importante questo episodio, molto importante. L'ammonizione di Ton priverà il Bayern del suo uomo di maggior prestigio in cabina di regia, Olaf Ton, che era già stato ammonito. Ed è significativo che è stato proprio Carnevale, giocatore che mancherà nella partita di ritorno, che è riuscito a guadagnare, per così dire, l'ammonizione a carico di Carnevale. Intanto Diego Armando Maradona sta per uscire ed entra al suo posto Carannante. Un cambio tattico in questa fase conclusiva, 35esimo, entra Carannante, come dico per tutto. Rivediamo intanto la bella azione di Carnevale, che ha costretto Olaf Ton al fallo. Molto importante, perché Olaf Ton è stato ammonito, era uno dei 5 giocatori del Bayern sotto ammonizione, già ammoniti in precedenza. Gli altri sono Dorfner, Nachtwey, Ekström e Grahammer, che è ancora in panchina. Intanto Ottavio Bianchi ha fatto entrare Carannante al posto di Maradona. Maradona ha dato tutto quello che poteva, tirandolo fuori dal suo enorme serbatoio di grande campione di fuoriclasse internazionale. È in condizioni fisiche approssimative, probabilmente in altre circostanze, se non ci fosse stata una semifinale di Coppa UEFA, non avrebbe giocato. L'ha fatto, ha dato il suo contributo determinante per indirizzare la partita nel verso giusto del Napoli. 36esimo minuto e mezzo, Napoli 2, Bayern 0. Esce Giuliani protetto dai suoi compagni e lascia naturalmente scorrere la palla fuori per guadagnare anche qualche secondo prezioso. Attende sia Carnevale che Carega, colpisce di testa Lemao, c'è Nachtwey, poi Reuter, avanza Ton, Dörfner, Reuter, il colpo di testa di Ferrara manda la palla in calcio d'angolo. Vediamo in campo che c'è, oltre a Eck, anche il 13, quindi è entrato anche Grahammer. Eccolo che salta proprio nella mischia, tira Dörfner, l'arbitro ha già fischiato però. L'arbitro ha già fischiato. Quindi, mentre è entrato Maradona, è entrato anche il numero 13, Grahammer. Si riprende, come vedete, con un calcio di punizione in favore della difesa del Napoli per il fuorigioco che c'era stato nella mischia precedente. Carnevale difende molto bene la palla. Carannante ancora verso Carnevale. Carnevale raccoglie ugualmente la palla e poi il suo tiro è debole. Il suo tiro è debole, ma l'arbitro aveva comunque ravvisato nella finale, la fase finale dell'azione, una scorrettezza dello stesso Carnevale. Battuta la punizione, Bayern che viene in avanti. 39esimo minuto del secondo tempo, Napoli 2, Bayern 0. Augenthaler, bell'anticipo da parte di Renica, che mantiene la palla in campo e guadagna la rimessa laterale a proprio favore. Careca, a fondo di Careca il cross per Carnevale.
difende la palla Carnevale, dietro c'è a protezione Alemão. Carnevale insiste in un dribbling che gli riesce benissimo e poi cerca di lanciare in profondità verso Francini, che era il giocatore che si era portato in posizione avanzata dopo che Carnevale aveva aggirato proprio Grahammer, il numero 13, l'ultimo entrato. Reuter. Si chiude il Napoli lasciando spazio sulla tre quarti al Bayern, che avanza fino ai limiti dell'area di rigore con Kögel prima di effettuare questo cross comunque arginato. È De Napoli poi che effettua la fase di conclusione di questo disimpegno difensivo. Bel pallone servito per Alemão, sempre mobilissimo Alemão, adesso è venuto un po' più avanti nel ruolo, diciamo così, di Maradona con Carannante, che ora viene servito di palla. Tenta l'affondo Carannante, c'è un fallo da parte di Grahammer su Carannante, resta a terra il numero 14 del Napoli, mentre dottor Acampora e Carmando si sono precipitati in campo. Rivediamo l'episodio, ecco Carannante numero 14 alle prese con Grahammer numero 13, entrato su praticamente contemporaneamente a Carannante. Quarantuno minuti e 30, si riprende con il calcio di punizione in favore del Napoli, c'è Riccardo Alemão per battere questo calcio di punizione. Ecco il traversone, c'è il fuorigioco, però fuorigioco di Careca, fuorigioco di Careca. Eccolo che torna, brasiliano. 42 minuti nella ripresa, Napoli in vantaggio per 2-0. Reuter, Carannante va a tagliargli la strada. Kögel, Grahammer, Ton, Nachtwey. Fusi, ottimo il suo intervento, ancora un intervento di Fusi che vince un altro tackle, fa venire rapidamente in avanti De Napoli, palla verso Careca un po' troppo lunga e Careca può essere anticipato dall'avversario. Poi c'è questo lunghissimo rinvio per guadagnare anche qui tempo, perché l'arbitro aveva già assegnato il calcio di punizione in favore della squadra del Bayern. ...43 minuti di gioco del corso della ripresa, Napoli in vantaggio per 2-0. E il pubblico comincia a far sentire il suo inno di incitamento. Ha intercettato molto bene De Napoli, Alemão, bravissimo Alemão. C'è un lancio un po' troppo lungo per Carnevale e Careca, che comunque invitano i compagni a insistere nel non rinchiudersi troppo in difesa, non lasciare troppi spazi. Ancora Fusi, conquista questo bel pallone per Carannante, intervento su Carannante da parte di Augenthaler, con palla finisce in fallo laterale, non è punizione come reclamavano i tedeschi, ma è semplicemente rimessa che Augenthaler effettua ora proprio mentre comincia l'ultimo minuto. Reuter, Dörfner verso Eck, alle prese con Ferrara, il cross di Eck controllato e poi Renica che ribadisce il calcio d'angolo. Settimo corner per il Bayern. Settimo corner in favore del Bayern. Tutti sono avanti, il portiere del Bayern è a metà campo, attenzione al cross, doppio colpo di testa e poi è Carannante che spazza via l'area di rigore. Riprende Nachtwey, giustamente va Alemão a pressare per far sbagliare gli avversari.
che comunque filtrano lo stesso, ed è Reniga poi che interrompe l'azione, ma insiste il Bayern. Reuter ancora, ottimo tentativo di pressing che quantomeno ritarda la manovra del Bayern. Insiste però ancora il Bayern. Nachtveit va al cross in area, controllato da Francini che mette fuori area, troppo lungo. Recupera ancora il Bayern con Dörfner verso Kögel, superato già il 45esimo, siamo già in pieno recupero. Il Napoli a protezione del suo 2-0, controlla bene la difesa, ancora Carnevale splendido anche in questi suoi interventi difensivi, effetto un rilancio molto lungo, siamo già al 45esimo e 40 secondi. Esce Giuliani e blocca ed è l'ultimo episodio. Il Napoli ha battuto il Bayern per 2-0 nella partita di andata della semifinale di Coppa UEFA, un risultato di 2-0 in cui francamente non si poteva sperare all'inizio, alla vigilia, considerando le situazioni di difficoltà della squadra, che invece ha disputato un primo tempo dal punto di vista tattico estremamente saggio e ben disposto, e nel secondo tempo ha intuito quelli che erano i punti deboli della difesa avversaria e ha legittimato addirittura, direi al di là del 2-0 finale, il suo risultato. Adesso, se è già disponibile Italo Chiune, io sentirei se Italo Chiune è pronto per poter fare le interviste a caldo con qualcuno. Abbiamo prima la sigla Eurovisione, poi noi resteremo in collegamento per proseguire i commenti e le interviste su questo Napoli-Bayern. Via con questa sigla. Gentili telespettatori, buonasera, queste immagini.